Buongiorno amici, avete presente che in un sacco di video dico che la maggior parte della mia vita la passo con dei capelli imbarazzanti? Ecco, oggi ne è la prova schiacciante proprio che io dico sempre la verità sul mio canale. No, seriamente, io quando mi sveglio la mattina ho una mangrovia in testa, fra l'altro avevo fatto le treccine. Però, devo dire la verità, mi sono piaciute solo il primo giorno. Probabilmente perché, anzi sicuramente, ho fatto le treccine troppo piccole e quindi praticamente è successo una sorta di frisè ai miei capelli, cosa che odio. Io proprio odio il frisè. In ogni caso sapete bene che io ho i capelli ricci, quindi ci sta che facciano cagare sempre. Caso, dopo tutto questo discorso, io mi sono proprio appena alzata, cioè mi sono alzata e ho preso la fotocamera. Non ho iniziato il vlog dalla mia camera semplicemente perché è indecente, cioè in un disordine incredibile. Fra l'altro l'ho messa a posto ieri. E niente, in ogni caso io adesso vado a fare colazione e poi vediamo cosa ci riserva questo bellissimo giovedì. State fermi per l'amor di Dio. Sto profumo mi è andato proprio nella gola madre. Allora, cerchiamo di sistemare questa chioma con delle forcine. Allora, potremmo avvolgere. What the fuck? No, che schifo di merda, non se ne parla proprio. Ok, optiamo per così. Marina, potevi fare di meglio. Mi devo ricordare in qualche modo di togliermi gli occhiali ogni volta, perché anche se senza occhiali non vedo praticamente niente. Però qual è il problema? Che con gli occhiali c'è sempre il riflesso. E niente, ora mi bevo il mio enorme mezzo litro di latte. Ah, comunque, mentre preparavo questo stavo ragionando sul fatto che penso di aver scelto il giorno più noioso per vloggare, per il semplice fatto che in questi giorni io sono in pausa dall'università, in pratica non ci sono i corsi e quindi sostanzialmente io sto a casa e quando devo dare l'esame, perché a febbraio ci sono gli esami per la sessione invernale, salgo a Cosenza e vado a dare i miei esami. Alcuni giorni studio la mattina e poi il pomeriggio esco, alcuni giorni studio magari la mattina, il pomeriggio e poi la sera sto fino a tardi fuori, altri giorni come ieri esco la mattina e studio il pomeriggio fino a tardi. Cosa che è bellissima, perché dal momento in cui ancora è febbraio e le giornate non si sono allungate, io ho bisogno del sole per essere felice. Uscire con Romolo di mattina, cioè, mi rende la persona più felice del mondo. Quindi, top. Il problema è che in giornate come oggi sto sia mattina che pomeriggio a casa. O meglio, ancora non lo so con sicurezza, ma credo proprio di sì. Palle. Perché alcuni dei miei amici sono impegnati in uno sciopero, altri in questo periodo stanno studiando un sacco per la fine del quadrimestre perché è scuola, altri sono impegnati con gli esami e sono in sede per gli studenti fuori sede. E insomma è un po' un casino in questo periodo. L'unico col quale appunto mi trovo sulla stessa linea d'onda più o meno è Romolo. In questo momento sto studiando principalmente zoologia, zoologia 1, che prevede lo studio di cose molto schifose, devo dire. Vabbè, tipo meduse, polipi, coralli, vermi, nematodi, gnatostomi, tutte queste cose molto schifose, anellidi, platelminti, tutte queste merdine. Perché comunque zoologia 1 ed è appunto la base. E poi nel mio corso di studi si studia tanto l'evoluzione delle cose. Credo che mi finirò questo coso perché sennò non me lo finisco più. In ogni caso sono le 9:05. Oggi sono stata proprio brava. Probabilmente potrei chiamare questo vlog una giornata noiosa con me. Perché in realtà, cioè, non è che è noiosa a livello che mi annoio, ma è noiosa a livello che non faccio niente di particolare. Sono davvero brutta oggi. Prenderò i libri. Così. Front Bay! Computer! Mi sa che mi sono ripresa la spalla. Io non studio seduta, non perché sono una deficiente, ma perché sto cercando di stare meno seduta possibile, perché vi dico un segreto. All'età di 20 anni, ne ho quasi 21 fra due mesi, mi stanno per venire le smagliature. Sono poche, sono tipo due, però non le voglio, quindi sto cercando di fare le cose coricata, in verticale, mentre faccio la ruota, pur di non star seduta. So che, cioè, una volta che ti vengono, ciao, però io le sto curando molto bene, con un sacco di oli, di cose,
Quindi diciamo che cerco di prevenire e di aiutare questo processo non stando seduta. Ma io qui ho ancora le cose di chimica organica, ma io l'ho passata, posso strapparle! Allora, se volete saperlo, in questo ieri ho studiato gli ctenofori, ancora non ho capito come si chiamano, che sono delle creature che vivono negli abissi e sono delle cose eccezionali, delle praline di gianduia. E adesso sto studiando invece i nematodi, nematoda, mi dimentico sempre come si chiamano, che sono praticamente dei vermi con un corpo cilindrico. Molto interessante, devo dire, sì, preferisco i delfini, i cavalli, i lupi, però anche i vermi, diciamo, hanno il loro perché. E ora a noi due, che credo che voi nemmeno lo vediate, però ho il massaggiatore sul sottocoscia. Siamo proprio carini. Sono un tonno spiaggiato! Il mio computer oggi ha deciso di non collaborare. Dai, ti prego, devo studiare. Comunque, raga, io credo più in zoologia che in inglese, a livello di voti, per quanto io sia brava in inglese. Perché inglese è una matta, è proprio una matta, è tipo se che ne so, gli chiedi se puoi avere un foglio di brutta, inizia a sbraitarti male, a dirti che tu per l'esame non va bene, non vai bene, insomma non puoi affrontare un esame, devi tornare al prossimo appello, così, solo se gli chiedi per un foglio di brutta. È proprio una matta e quindi, insomma, chi fa scienze naturali è l'unica, si mette l'anima in pace. Che schifo, oltre il fatto di studiare i vermi, questi tipi di vermi, che poi vabbè, col nome reale non dovrebbero essere chiamati semplicemente vermi, ma alla fine sono dei vermi, spiega anche quelli che sono presenti nell'uomo e sono dei serpenti che stanno dentro di noi quando insomma ce li abbiamo. Vermi a uncino. Mamma mia, raga, che schifo. A me non fanno schifo queste cose tipo vermi, insetti, per niente. Il punto è sapere che alcuni di questi, vabbè, in questo caso ovviamente non è che ci abbiamo un mille piedi nella pancia, però comunque è cioè in ogni caso un verme, un parassita. Sapere che in determinate situazioni potremmo ritrovarcelo nella pancia un po' mi viene da vomitare. Sì. In ogni caso non riprendo tutto quello che faccio perché penso che sia estremamente noioso. Studierò fino a non lo so, spero tanto, così mi caccio un bel po' di roba, anche se ho quasi finito tutto il programma d'esame, così poi mi basta ripetere. Ci vediamo dopo. Volete sapere una cosa molto poco divertente? Il mio citofono non funziona, il postino ha suonato perché avevo un pacco da prendere con la firma. Io ho ecco, infatti il camioncino se ne sta andando adesso. Cioè io non ho davvero parole, se non sono sfortunata io non so chi potrebbe esserlo. Potrebbero essere due i pacchi che aspetto in questa settimana. Una cosa che ho preso per Romolo e i miei occhiali che in teoria dovrebbero arrivarmi domani. Però magari se mi arrivano oggi. Quindi in realtà preferirei che mi arrivasse la cosa per Romolo, così la do. Mi sono dato una leggera sistemata, probabilmente faccio più cagare di prima. Ma in ogni caso sono qui per farvi vedere, cioè nel senso in realtà non devo farvi vedere proprio niente. Oggi fra l'altro mangiamo soltanto io e mio fratello, perché mamma è tornata tardi dal lavoro, papà anche, quindi ora preparo per tutti e due e poi mangiamo. Breve food review, allora
Oggi proverò con voi una nuova merendina. No, vabbè, a parte gli scherzi, mamma ha comprato questa nuova merendina che ho sempre mangiato nel formato originale. E adesso c'è questa qui al cioccolato che non so com'è. Ora vi faccio sapere e vi dico se ne vale la pena comprarla. Raga, è buonissima. È buonissima. Compratela. Anche se non so che berlina sia, però vabbè, l'avete vista. Idratatevi sempre, mi raccomando. Comunque io ho finito di studiare tipo per l'una meno un quarto. Fra l'altro, se mi vede il postino, secondo me non ripassa più, perché ho la maglia tipo di mio fratello, tutta lunga, larga, così, una tuta, e gli anfibi di sotto, platform, fra l'altro. Quindi... prima di mangiare, ragazzi, vi dedico una hit adolescenziale che ho ritrovato adesso. Praticamente mi sono dimenticata di fare l'outro. Sì, professionalità zero. In ogni caso, spero che questo video vi sia piaciuto, questa specie di morning routine stile vlog, insomma qualcosa così. Vi mando un grosso bacio e spero di ritrovarvi presto su questo canale. Ciao.